Il problema attuale da diversi anni è lavorare all'estero, lavorare in Italia. Non c'è lavoro in Italia, si lavora all'estero. Nel mio caso la scelta è stata diversa di molti, non perché non trovo lavoro, ma perché avevo voglia di conoscere l'Asia e voglia di conoscere il Giappone, vivere in Giappone. Ma come fare il design all'estero e farlo in Italia? Mi chiedono molti, ma il design è design. Il design è una professione che è in relazione alla produzione industriale, quasi sempre, diciamo, possibilmente. Perciò in Italia non c'è più investimento, le industrie non lavorano, le industrie non fanno fatturati, le industrie che fanno fatturato sono pochissime e sono sempre in mano ai soliti guri, ai soliti chiaramente designer o italiani stranieri che tengono in mano la torta e chiaramente non se la lasciano scappare o fanno venire altri a mangiare nel loro piatto. Ma le industrie sono pochissime, le industrie italiane purtroppo non hanno possibilità di fare ricerca, innovazione e investimenti, perciò anche i designer italiani sono costretti a cercare lavoro all'estero. Ma alla fine, diciamo, il modo di lavorare è lo stesso. Chiaro, quando hai un'industria che fa investimenti, il lavoro migliore, hai più possibilità di movimento creativo e tecnologico e anche, come dicevo, di ricerca, perché la ricerca è la base di tutto. All'estero si lavora meglio, non è facile, è difficilissimo lavorare all'estero, perché bisogna prima di tutto parlare la lingua, perché è difficile farsi capire, la comunicazione è difficilissima. Però quando l'industria chiama un designer, io vedo in Asia, sa quello che deve dire, sa quello che vuole, ha chiaramente in mente, diciamo, l'obiettivo finale dell'azienda e i requirement, come si dice in inglese. Perciò il designer, diciamo, in questo senso è più facilitato, perché ha dei punti fissi da seguire dove può anche espletare tutte le sue capacità. E fare ricerca vuol dire anche avanzare, no? Con l'azienda. Chiaro, c'è un rapporto meno familiare che c'è in Italia, che io vedo la moltissima differenza, no? Chiaramente e cerco di far capire che il designer deve avere un rapporto più familiare con l'azienda per riuscire a capire, per capire meglio le esigenze e anche a compenetrare e a avere questo connubio insieme con l'industria, in modo che il prodotto che disegna sia veramente con tutti i requisiti richiesti, sia focused, sia, diciamo, rivolto al risultato finale, all'obiettivo finale di fare fatturato, chiaramente, e anche di soddisfare le esigenze di della clientela finale. Però non è che sia fuori il design è differente, il design è sempre il design. Il design è quando chiaramente c'hai lavori in un ambito dove l'industria viene aiutata dal governo, dove l'industria ha possibilità di fare ricerca, dove la richiesta al professionista viene fatta con una, diciamo, una chiarezza migliore, e il lavoro è migliore. In Italia non si può più lavorare perché non c'è più possibilità di fare ricerca e di fare chiaramente investimenti, e senza investimenti il design è quasi impossibile farlo. Questo perché la gente, anche alla mia età, sono venuto, ho lasciato l'Italia, vabbè, io ho lasciato l'Italia 14 anni fa, ma non ero più ragazzino, avevo 55 anni, perciò capisco il problema dei giovani che lasciano l'Italia. Nel design dovrebbero farlo di più, perché intanto è inutile, non c'è lavoro nel design come in altri posti, e non c'è investimento e non c'è ricerca.